referendum del confermativo della legge costituzionale approvata il 12 ottobre 2019. In realtà ancora non sappiamo quando si voterà con certezza. I giornali parlano della data del 20-21 settembre 2020, in coincidenza anche con il voto delle amministrative. La legge che abolisce praticamente riduce il numero dei parlamentari italiani e li porta da 600, 400 deputati e 200 senatori. Questi sono i dati concreti che andremo a votare nel prossimo referendum. Quindi la domanda che viene posta agli elettori è semplice: approvate la riduzione dei parlamentari oppure no? La risposta che noi diamo come rivista e Quaderni Radicali è sicuramente no. No alla riduzione dei parlamentari. Vediamo questa misura del tutto controproducente e addirittura inutile dal punto di vista dei problemi che riguardano la rappresentanza parlamentare. Quali sono i problemi che hanno investito la nostra Repubblica, Repubblica dal punto di vista istituzionale negli ultimi tempi? C'è stata evidente una crisi di governabilità e una crisi di rappresentatività. Ridurre i parlamentari non incide su questi due problemi, perché avere meno parlamentari non significa avere un Parlamento più efficiente. Tutt'altro, molti sono i dubbi a riguardo anche al lavoro che si articolerà dopo la modifica. Di conseguenza, la legge appare ai nostri occhi del tutto improduttiva di risultati, controproducente addirittura. Se poi pensiamo che il motivo per cui questa legge è stata voluta, soprattutto dal Movimento 5 Stelle, in termini di pure semplice risparmio di spesa, vediamo chiaramente che rispondeva più a ragioni demagogiche, populistiche, che non a ragioni di vera e propria riforma del sistema. D'altra parte, la legge interviene su due articoli soltanto della Costituzione, 53 e 57, e porta soltanto, incide soltanto sul numero dei rappresentanti. Di conseguenza, i nostri dubbi sono incentrati proprio sul contenuto stesso della legge, e proprio per questo pensiamo che sia opportuno votare no. A questo si aggiunge un'ulteriore riflessione, un'ulteriore considerazione. Il referendum costituzionale non è il primo che svolgiamo, questo sarebbe il quarto. Gli altri tre referendum che si sono svolti, soltanto in un quarto, hanno approvato la legge emanata dalle Camere, il caso della riforma del titolo quinto, voluta dal governo Amato nel 2001, è passata al referendum successivo, confermativo, dove però partecipò un numero estremamente ridotto di elettori, meno del 35%, e approvò una norma che in realtà è stata poi causa delle difficoltà tra Stato centrale e enti locali. Gli altri due referendum, come è noto, sono il referendum sulla riforma voluta dal centrodestra e la riforma che aboliva il Senato voluta dal governo Renzi, che in entrambi i casi furono respinti dagli elettori. Oggi noi andiamo al voto referendario in una condizione di estrema difficoltà perché il sistema informativo di fatto non informa. Anzi, possiamo dire senza timore di smentita, che deforma l'approccio al problema e soprattutto impedisce
un reale dibattito sulle questioni principali del nostro ordinamento istituzionale e ha caratteristiche del tutto anomale rispetto agli altri paesi, quanto non ha optato in modo chiaro né per una scelta a favore del premierato come avviene in Germania o in Gran Bretagna, né a favore di una repubblica presidenziale, rimanendo in uno stato ibrido. Intervenire soltanto sul numero dei parlamentari è un modo per depistare, distrarre in un certo senso la cittadinanza, gli elettori, la politica tutta dai problemi reali del paese. Per questo votare no diventa il primo passo per smontare un processo di falsificazione della dialettica democratica. E di conseguenza intendiamo procedere su questa strada, votare no alla riforma voluta dal Movimento 5 Stelle per ragioni puramente democratiche. Sul referendum Quaderni Radicali assume quindi una posizione chiara che è in linea con le posizioni assunte in passato anche nei confronti degli altri referendum elettorali di falsificazione della dialettica parlamentare e politica e si pronuncia nettamente per il no al referendum costituzionale che si terrà prossimamente. Il direttore Geppi Ripa può ulteriormente spiegare quali sono le ragioni e le motivazioni che la rivista apporta e quale sarà il lavoro che la rivista intende fare per sviluppare un dibattito sul problema della riforma istituzionale e sul referendum in particolare. Beh, guarda, Quaderni Radicali e Agenzia Radicale hanno per anni definito i caratteri della crisi politico-istituzionale che l'Italia vive. È legata alla tradizione della interpretazione storico-politica di Pannella, anche se adesso facciamo un po' fatica a ritrovarsi in quelli che si definiscono comunque integranti nel percorso politico radicale. Sia nella versione di Emma Bonino, nella versione di Radicali Italiani, nella versione di Più Europa, sia nella versione del Partito Radicale Trasnazionale. Ma il punto essenziale per cui questo intervento in chiave di presunta riforma, sulla quale va incentrata una valutazione critica molto severa, è che essa nasconde di fatto che cosa? Un attacco alla democrazia rappresentativa. Un attacco alla democrazia rappresentativa che si può pure innestare nel contesto generale della crisi delle democrazie occidentali, ma che trova nella nostra realtà un terreno ancora più fertile perché la lunga opera di scivolamento verso questo essiccamento di quelli che sono i caratteri della democrazia rappresentativa ha raggiunto oggi un livello abbastanza grave e anche di totale rischio per gli equilibri del paese. E quindi, in qualche misura, nel momento in cui siamo chiamati a dover confermare o non confermare una legge costituzionale votata dal Parlamento, che, come è noto, diciamo, ha avuto l'esigenza di dover essere misurato proprio perché il referendum costituzionale può essere in qualche misura richiesto come confermativo nel momento in cui 71 una parte del Parlamento chiede appunto la conferma popolare. Questo renderebbe necessario che il popolo chiamato a giudicare fosse messo in condizione di capire di che cosa sta discutendo. Non si tratta soltanto di assecondare quello che è il percorso che in questi anni si è venuto affermando e che ha visto un costante attacco delegittimante della politica. Questo naturalmente anche perché i politici sono stati i primi autolesionisti di se stessi, ma perché di fatto
la questione della riduzione dei parlamentari si iscrive perfettamente nella rappresentazione di un Parlamento inutile, di un Parlamento assolutamente superfluo, e lo testimonia l'insieme di sciocchezze che vengono dette nei pochi segmenti in cui l'informazione televisiva, che in qualche misura raccoglie in sé i residui della stampa, della carta stampata oramai in crisi irreversibile, e l'effetto derivante della televisione sul web, nella quale si assiste a una messa di commenti che sono molto spesso irragionevoli. A conferma di questa affermazione abbiamo per esempio la definizione di alcuni interlocutori. Ecco, per esempio, io non posso negarlo di essere rimasto particolarmente colpito rivedendo sul web una registrazione di una trasmissione di La Sette, L'aria che tira, diretta dalla signora Merlino, la quale domanda a una rappresentante del PD, la Serracchiani, qual è la sua posizione, e la Serracchiani dichiara che lei, pur avendo votato sì alla riduzione dei parlamentari, quindi intende votare sì alla riduzione anche nel referendum, sa che la sua regione, di cui è stata presidente, il Friuli Venezia Giulia, verrebbe penalizzata perché la rappresentanza della sua regione sarebbe assente in una delle due Camere del Parlamento. Per cui non si capisce cosa intende dire, e cioè se vuole essere punitiva rispetto alla Friuli Venezia Giulia o no. Sappiamo per esempio che la Regione Basilicata sta avviando un'azione presso la Corte Costituzionale su un conflitto su una vera e propria forma di non legittimazione di questo tipo di scelta, perché la stessa Basilicata non verrebbe rappresentata. Però questo dà l'indice di qual è lo stato confusionale. Non sto qui a ripercorrere tutte le altre argomentazioni. Devo anche dire con molta mia sorpresa che la stessa Merlino, intervistando Andrea Cangini, esponente di Forza Italia, promotore dell'iniziativa per il referendum confermativo, a un certo punto sbottata dicendo: ma come si fa a non votare per la riforma? Lei come le viene in mente di votare no alla riduzione dei parlamentari, visto che l'opinione pubblica la pensa così? Beh, se questo fosse il ragionamento, anche l'opinione pubblica nazista la pensava così, anche l'opinione pubblica stalinista la pensava così, anche l'opinione pubblica fascista la pensava così. È un'affermazione che descrive in modo pieno, completo, senza reversibilità, quelli che sono i livelli di degrado che non solo riguardano le istituzioni, riguardano anche la dialettica politica e chi la realizza, che appunto i giornalisti televisivi e non. Per quanto riguarda il merito, credo che sia assolutamente ovvio che si è un po' attenuata questa insussaggine, che è quella dei costi, proprio perché è emerso che le spese sarebbero talmente poco ridotte. Si parla dello 0,007, che il 90% delle spese istituzionali sono quelle delle strutture del Parlamento, che resterebbero intatte, per cui è soltanto un'azione di attacco alla democrazia rappresentativa. Anche questo è un segno in questa direzione. Se poi lo si collega al maggiore attore di questa riduzione, i 5 Stelle, che intendono farsi promotori di una democrazia diretta, non configurata secondo il Costituente nel referendum abrogativo, ma dentro un'azione attiva, noi siamo nel pieno dell'assemblearismo populista, che porta verso destra, verso una fascistizzazione delle istituzioni italiane, a cui il PD, che si proclama di centrosinistra, è parte integrante. E anche questo è un fatto politico che va rilevato, cioè la destra è la sinistra e la sinistra è la destra. Questi sono gli aspetti, ma sono aspetti legati proprio al percorso storico-politico del meccanismo consociativo sempre più corroso del nostro quadro. Perché noi sosteniamo che la riduzione dei parlamentari è sbagliata? È sbagliata perché è assolutamente evidente che questo Parlamento non suscita il fascino di nessuno. Si tratta di un Parlamento che sicuramente, con la rappresentanza parlamentare prodotta dalle leggi elettorali precedenti, si è configurata dentro un meccanismo, perché abbiamo parlamentari che sono stati eletti con 40 voti nel sito di Rousseau, che non a caso è di Rousseau, non è Giambattista Vico, non ci sono altri segmenti della cultura liberale in senso pieno.
Ma quello che più conta è che nel momento in cui si dovesse realizzare, noi ci troveremo di fronte a dei vuoti che non si sa come poi debbono essere riempiti. L'elezione del Presidente della Repubblica, per dirne una, è un'elezione che viene realizzata all'interno degli equilibri tra questa rappresentanza parlamentare e la rappresentanza delle regioni, per cui non si sa attraverso quale meccanismo si potrà poi intervenire. Ma ancora di più vi è la questione che riguarda i controlli. Ora, che il Parlamento abbia per decenni vissuto un'azione di controlli assolutamente inadeguata, io ricordo che quando ero in Parlamento avevamo l'indicazione di Pannella di lavorare molto sulle relazioni della Corte dei Conti, che in via preventiva disegnava quelli che erano le inefficienze, e quindi i nostri interventi di anche normativi che presupponevano la trasformazione di un capitolato di spesa da, non so, una spesa militare ad una spesa civile, era legato proprio alla piattaforma che ci veniva fornita dalla Corte dei Conti. Relazioni che il Parlamento ha quasi sempre ignorato, ma che non cambiano la sostanza. La riduzione dei controlli non ne ha fatto un elemento di efficacia, anche se ho sentito delle idiozie sempre nelle trasmissioni della Merlino, nelle quali abbiamo avvertito il fatto che se sono di meno lavorano meglio. Questa è un'altra di quelle cazzate che vengono raccontate senza che nessuno possa interagire, perché avendo costruito una trama antipolitica è evidente che nella pancia del cittadino italiano vi è una risposta immediata, una risposta che, se la andiamo a traslare su un percorso, è meglio il cuore o il fegato per un organismo? E se non ci sono tutti e due, caro amico, l'organismo non esiste. Se gli togli il fegato muore, se gli togli il cuore muore lo stesso. Quindi queste idiozie secondo quali riducendo sarebbero più efficaci, perché sarebbero più... è un'altra di quelle sciocchezze che mirano a far sì che ognuno di questi interlocutori, più attenti alla scenografia, alla spettacolarizzazione, e ignoranti in modo totale per quanto riguarda i meccanismi del controllo, anche se poi ci possono essere molte valutazioni critiche, noi le abbiamo sviluppate sul modo in cui il Parlamento adegua la propria azione di controllo. Ma questi aspetti non cambiano l'esigenza di un'azione riformatrice sulle modalità con cui il Parlamento interviene, ma lasciano intatto che cosa? Il ragionamento che la riduzione dei parlamentari acuirebbe incapacità dell'azione di controllo, la quale poi si riverbera su molti altri aspetti, che sono aspetti di grande, grandissima importanza e rilevanza. La legge che riduce i parlamentari, come hai affermato, è sicuramente figlia della lunga stagione di antipolitica che è stata messa in atto nel paese a partire dalla fine del bipolarismo coatto del 1989, diciamo dalla caduta del muro di Berlino e alla crisi politica che ne è scaturita. A quel punto l'antipolitica l'ha fatta da padrone sui mezzi di informazione, e che a loro volta sono espressione delle volontà e degli indirizzi dei poteri finanziari. Questo è un aspetto che non dovremmo mai trascurare, anche in questo momento, quando appunto vediamo che l'informazione deforma e plasma diciamo così, la percezione della cittadinanza intorno a un problema come questo del referendum sulla riduzione dei parlamentari. Quanto hai detto riguardo al fatto che è addirittura descritto come stravagante il pensare di essere contrari alla riduzione dei parlamentari è un indizio significativo. Ma vorrei ritornare a esprimere un po' i concetti del merito, prima della legge e della riduzione dei parlamentari. Il Parlamento con la riduzione dei parlamentari non acquisterà sicuramente maggiore efficienza, anche perché ci si rifiuta di intervenire su due aspetti essenziali della problematica parlamentare. In fondo, quali sono i motivi per cui il Parlamento appare anche agli occhi di tanti
persone, di tante persone delegittimate, deriva dal fatto, ad esempio, della sua dipendenza dalle pressioni lobbistiche. Non vengono regolamentate e si insiste in questa finzione della non regolamentazione delle pressioni lobbistiche che sono parte della dialettica democratica e che dovrebbero essere regolamentate e gestite piuttosto che demonizzate senza poi far nulla per ridurne le conseguenze negative. Ecco, di queste cose un movimento come il 5 Stelle non parla. Preferisce la via demagogica facile della lotta agli sprechi alle spese della casta piuttosto che intervenire nel penso che bisognerebbe da parte di chi difende la democrazia, di chi teme la svolta autoritaria di cui facevi cenno prima che è importante cercare di sottolineare questo nesso, questo legame tra queste scelte, queste leggi, questa legge di riforma costituzionale e la spinta dell'antipolitica. Non credi? Ma guarda, appare evidente che 5 Stelle sono una specie di rappresentazione sulla pelle esterna di una malattia profonda. E quindi andare a cercare una visione strutturale dentro 5 Stelle è operazione quasi impensabile. Giovanni Maria Flick, che riportiamo in questo numero di quaderni, manifesta tutto il suo stupore, anche il suo dolore dopo molti anni presso la Corte Costituzionale per questo attacco alla Costituzione, perché è evidente che nell'attacco alla democrazia rappresentativa con il fantoccio della democrazia diretta, in realtà diretta a che, si chiede lo stesso Flick, diretta fondamentalmente a ridurre il peso partecipativo alle scelte in quanto tali. Naturalmente questo non elude il ragionamento sul modello e sulle dinamiche della crisi del Parlamento che in qualche misura meriterebbero una sana e profonda azione di rivisitazione. Sentimo nei giorni scorsi l'ex presidente della Camera dei Deputati, Luciano Violante, che in qualche misura, rispondendo a un giornalista che gli poneva il problema del proliferare di decreti del Presidente del Consiglio che avevano un valore assoluto e non passavano attraverso il Parlamento, diceva che la cosa era tutt'altro che positiva, ma che se c'era una ragione che andava cercata, questa andava cercata nel fatto che l'iter legislativo parlamentare era farraginoso e dunque rendeva molto difficile l'efficacia dell'intervento in quanto tale. Era una sottolineatura tutt'altro che sbagliate. Ricordiamoci che questo Parlamento aveva addirittura costituito una commissione che doveva ripulire le leggi che erano state votate in aula, il che lascia pensare che era molto, molto preoccupante le modalità con cui in sede di votazioni in Assemblea Generale vi erano sovrapposizioni di emendamenti, perché non si capiva sostanzialmente molto della linearità della legge che si veniva a votare. Ma quello che più conta è Luciano Violante, che pure è persona intelligente e acuta, e dimentica di essere stato per 5 anni lui presidente della Camera dei Deputati e che l'azione riformatrice come presidente, nel mentre assolveva il compito di essere super partes relativamente a tutti i parlamentari, poteva essere da lui stimolata attraverso le riunioni delle presidenze dei capigruppo, e cioè avrebbe manifestato il proprio impegno solo istituzionale rigoroso per il ruolo, ma anche politico in sede delle istituzioni. Insomma, il declino dell'azione legislativa del Parlamento e conseguenza di tutti gli attori che ne hanno fatto parte. Permettimi di dire che nel tempo in cui ci sono stati i radicali, la storia documentale del Parlamento stesso descrive, direi quasi spasmodicamente, la capacità con cui si è intervenuto. Siamo stati completamente ignorati, proprio perché eravamo gli unici alternativi, quindi i veri antagonisti democratici e liberali, al declino delle istituzioni. E certo che poi alla fine, quando questo declino prende una certa forma, il sistema informativo ne rafforza, perché il sistema informativo è in mano ai soggetti finanziari e i soggetti che vogliono la distruzione della democrazia rappresentativa sono gli stessi soggetti finanziari che vogliono rapidamente conseguire dei risultati, per cui un fantoccio qualunque collocato
a Palazzo Chigi o nelle istituzioni che sono la rappresentazione analogica della democrazia fittizia, perché è evidente che un Parlamento che in realtà ratifica per far vedere che c'è la democrazia, ma pure in Cina c'è il Parlamento, pure nella Unione Sovietica di Brezhnev c'era il Parlamento. Ma questo non cambia il fatto che quei parlamenti erano tutt'altro che il luogo del dramma democratico, dello scontro, che però sceglieva e portava alle scelte. Quindi noi abbiamo una situazione antica che si è accumulata nel tempo e abbiamo un'accelerazione drammatica. Ora, il nostro principale compito in occasione di questa scadenza referendaria è tentare di arrivare ai cittadini per dire la vostra è una libera scelta, ma sappiate che in questa scadenza si condensano non soltanto gli aspetti di pancia che vi sono stati lentamente iniettati perché possiate odiare la politica, dire che il Parlamento è dei ladri, eccetera, perché la società è tutta stata costruita dentro questo meccanismo consociativo e quindi di conseguenza priva. Ecco, per esempio, per rifarci ai fatti di questi giorni, leggiamo che vi sono taluni che affermano perché qui con Alitalia e poi con la vicenda autostrade si sta rendendo l'economia statalizzata. È evidente che l'Italia è diventata una sorta di paese sovietico, per dirne uno, oppure cinese. Cioè, è evidente che noi stiamo statalizzando l'economia con conseguenze gravi per quanto riguarda l'aspetto specifico della parabola. Quindi gli atteggiamenti che vengono assunti da coloro che sostengono l'abrogazione dei parlamentari è abbastanza lineare a un'azione di perversione favorita dalla nequizia dei partiti, ma contemporaneamente stimolata dai soggetti finanziari che detengono anche il sistema informativo. Sospetto e decisamente raccapricciante è l'ignoranza di coloro che vanno e che vengono intervistati e vengono consultati senza sapere nulla di che cosa stanno parlando. Per cui sarebbe, io avrei votato di più l'eliminazione del Senato, io avrei fatto, cioè sembrano tanti neurochirurgi che non sanno manco la differenza tra il callo e un'operazione al cervello e quindi di conseguenza parlano e vengono invitati a esprimere il loro umore, il loro stato d'animo. Ora, in questa chiave, io sostengo una tesi che vorrei sostanziare anche una lettera diretta al capo dello Stato, perché lo stesso che non deve e non interverrebbe mai sul piano del merito perché la sua funzione super partes è delicata ed importante, ma quantomeno intervenga per consentire al sistema informativo di far rappresentare le tesi del sì e del no in modo lineare, perché, scusami, ho fatto l'esempio prima della Serracchiani, ma si può andare come esponente del PD a dire che si è votato 3 volte no, poi si è votato sì, si vota sì per coerenza, però la sua regione viene fottuta dalla rappresentanza se dovesse passare il referendum. Che cosa ha detto? È col sì o col no? È evidente che è col no per convenienza. Ha voluto ratificare che loro sono subalterni e quindi lo fanno per esigenza tattica. Per cui cosa evince questa storia? Evince un fatto molto semplice, che molti sono convinti che non è importante costruire una coerenza di interpretazione e di analisi, è importante e fondamentale costruire una sola cosa, costruire un solo evento, l'occupazione del potere. Poi all'interno dell'occupazione del potere si adatta la situazione in base alla capacità di tenere. In questo senso non si fanno elezioni, in questo senso si ritiene che avanza la fascistizzazione di un squilibrato soggetto che gioca sulla pancia, competitivo a loro che giocano anche loro sulla pancia, cioè questo declino è un declino generale. Il compito attuale nostro è di intervenire per far sì che quantomeno si sia consapevoli di cosa si sta andando a votare. Non una maggiore semplificazione, non una maggiore linearità, non una maggiore efficacia, ma un'azione distruttiva della democrazia rappresentativa. Bene, penso che a questo punto abbiamo dato almeno alcune indicazioni per avviare un lavoro di vera informazione sul referendum. È importante perché senza di questo non si potrà sviluppare una dialettica, un confronto reale sui problemi inerenti a questa legge di riduzione dei parlamentari.